Buonasera, buonasera e benvenuti a Storie, le emozioni della vita. Natale è appena passato e ci avviciniamo a grandi passi verso la fine dell'anno e qui con noi questa sera abbiamo due personaggi che avranno il compito di portarci dall'anno vecchio all'anno nuovo. Saranno loro i traghettatori dal 2022 al 2023, saranno loro a voltare pagina. Hanno una grande responsabilità sulle spalle. A Storie, Marco Papa e Vincenzo Olivieri. Buonasera, 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 Ari, buonasera. buonasera. Come state? Benvenuti. Bene, grazie. Bene, tutto sommato. Sì, sì. un Come avete po' tesi, diciamo, perché si avvicina il momento. Insomma, per noi è un appuntamento molto importante perché, insomma, come hai detto tu, traghettare una città, diciamo, come Pescara da un anno all'altro, con un annetto di quelli, insomma, comunque, però cercheremo sicuramente di fare in modo. Facciamo il nostro meglio. Va bene, va bene, va bene. Ma che avete fatto a Natale? A Natale tu che hai fatto? Con i Tuoi. suoi, con i miei. Con i Sì. vostri, Con i miei. ok. E cosa vi ha portato Babbo Natale? Allora, quello A che me si usa la mappa ultimamente. famosa, la mappa, Sì, ho la mappa del capito. Ho tesoro, oppure capito. mi sembra No, io ho pure Google Map, te. Ah, quindi. ecco appunto, lui ha No. Google Map, Sì, due map quindi. quindi due mappe, una a lui. Io niente, che cose solite delle persone un I po'. pigiama. Ecco, bravo, i pigiami, cose diciamo utili per. Anelavo uno scaldasonno, sinceramente, però poi diceva, mettiamo lo scaldasonno così uno ovviamente risparmia energia. No, perché dopo spendi di corrente, Appunto, quindi comunque. poi si brucia E poi magari. ti bruci Ho visto pure. pure le ciabatte con le orecchie. Mi sono Pure. ballata. Sì, mi sembra che non Sì. sono arrivate pure No, quelle. quelle sono arrivate pure, sì. Con le orecchie da Ciabatte con le conigli. orecchie che dopo a febbraio devi buttare Sì, è perché chiaro, ci sono puzzano. proprio le dentro. Ma voi avete fatto bei regali alle persone Ma che oppure. stai scherzando? No, Siamo stati i primi che. no, Cioè. dobbiamo aspettare Capodanno dopo Ma no, no, forse. no. No. Abbiamo fatto un sacco di Sì, regali. l'abbiamo fatti, l'abbiamo fatti. Bravo. Sì, 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 sì. va bene, va Ma che bene, va bene. scherzo. Sì, Però sì. una delle domande più difficili al mondo è che fate a Capodanno? Che fate a Capodanno? Questa è una cosa, insomma, sempre abbastanza. Io un Sì. Capodanno, quando è stato? 2 anni fa, mi sembra, quello l'anno quello terribile che abbiamo lasciato della pandemia, cioè, mi sono proprio sfogato con un baffa a mezzanotte in diretta a Facebook. Allora, è stato veramente liberatorio. Se chiedi a me non me lo ricordo neanche cosa proprio non abbiamo fatto mai. 2021, cioè, in realtà dovevamo fare il Capodanno, poi in realtà Dobbiamo fare il dovevamo Capodanno, fare poi il non. Capodanno che stiamo facendo adesso. Invece Era che stato fate programmato quest'anno? Che per fate? l'anno Quest'anno scorso. facciamo un Capodanno insieme. Ah, fate un Veramente? Capodanno Sì. insieme. Ah, quindi per quello state. Eh sì, Ah, ho oh, capito. sono Facciamo un gnorri. Capodanno insieme. Fa parte della Mo parte. Ditemi, che fate allora il 31? se lo diciamo poi che vengono a fare le Ma tu persone. vuoi Comunque. sapere, cioè, che cosa facciamo E nello beh, in generale, voi spettacolo? dove vi vedete? Dove state? A Allora, Pescara? noi ci vediamo in questi giorni che Sì. sono un po' io, per preparare tutto. Non è facile perché ci saranno, e questo si può dire vagamente, ci sarà sicuramente musica, ci saranno personaggi, perché noi facciamo questo, cioè la reunion consiste nel rimettere insieme un po' quello che facevamo insieme, sia in radio tanti anni fa, sia in TV, e quindi chiaramente trasportato dal Ti vivo. stai Quindi. allargando, Cioè, no, no, ma i personaggi si può dire, perché Sì, quelli ma. facciamo, insomma, quindi Sì. insomma, i personaggi che arrivano e ci daranno dei consigli, cioè, c'è la musica, ci saranno delle cosettine un po' Hai doppiate. detto tutto. No, no, così. Ma è E poi, bello, cioè, ma cioè, sì. scusami, ma vedi, l'hai capito qual è il lavoro dell'intervistatore? Sì. Quello di farti scoprire senza che tu Ma lui neanche si. te ne accorga Vabbè. le Ma voi quindi. carte che non vuoi Ma voi scoprire. quindi siete contenti di passare il Capodanno insieme? Certo, Sì. ah, Assolutamente. beh, Non è mi neanche il raccontate. primo Capodanno che facciamo Sì. insieme. Però questo è il Beh, Capodanno questo è del ritorno, importante, importante. Sì, certo. assolutamente. Questo allora, Raccontatemi. siamo, innanzututto la contentezza di farlo insieme, la contentezza di farlo per Pescara, per la prima volta. Torno a dire, sottolineo, noi non abbiamo mai fatto un Capodanno in piazza a Pescara, mai.
Penso anzi, che... colgo l'occasione con la tua trasmissione di dire, affinché lo dico, aumento le... No, no, ringraziamo. No, volevo dire che fino a quando finiamo lo spettacolo noi, di evitare, insomma, schiamazzi e botti, insomma, che il nostro è un po' un cabaret anche teatrale, quindi, insomma, la piazza sì, dovrebbe... Sì, vabbè, ma comunque, ripeto, beh, l'abitudine... I potenti comunque mezzi, comunque, anche audio che ci danno la possibilità, comunque, e di comunque, farci... ringraziando il Comune di Pescara che ha ripensato nuovamente a noi, che poteva essere una cosa dovuta tra virgolette, ma non lo era per niente il fatto che dovevamo farlo il precedente anno. Ringraziamo sia Alfredo Cremonese, l'assessore, sì, che il sindaco Carlo Masci, che comunque hanno ripensato a noi. Tra l'altro Carlo era anche un nostro radioascoltatore accanito ai tempi. Accanito, assiduo. Si ricorda tutte le gag. Comunque partecipava, perché la nostra trasmissione era molto interattiva a quei tempi, col telefono naturalmente, perché non c'era il web. Parliamo col telefono, non col telefonino, col telefono. Col telefono, quello proprio, telefonavamo a casa proprio, sì, sì. E quindi sì. 20 anni di radio. Immaginate che state per salire sul palco, ma voi, sì, vi emozionate? Sì, oddio, io per quanto mi riguarda sì, mi emoziono, sì, sempre, anzi più, cioè, non dipende dalla gente che c'è, sì, è proprio sempre un'emozione, perché comunque è sempre un banco di prove e quindi comunque l'emozione c'è, ma se non ci fosse sarebbe sbagliato, ci vuole l'emozione, ci vuole l'adrenalina, la paura, quella, come si dice, quel momento, no? La sana paura. L'indecisione di... È come quando fai l'esame che poi ti ricordi fino tutto. Fino all'ultimo momento. Io te l'ho già detto, io se salgo da solo è un conto, se salgo con lui è un altro. Certo, perché poi il discorso è proprio questo, cioè quando uno fa dei monologhi sa bene o male dove andare a parare, invece in questo caso... Noi non sappiamo. Ci sono delle battute, diciamo, delle cose preparate, quindi bisogna ricordarsi l'imbeccare. C'è una linea, ma non c'è... Io personalmente... intervisto o parlo con i personaggi, ma non so che cosa chiederò. C'è una componente di... È sempre stato così. Il bello della diretta. Sì. Io sono una curiosità, facciamo un passo indietro. Sì. Ma come è andato questo 2022? Come è andato questo 2022? Da che punto di vista, scusami? Un bilancio personale. Ma da che punto di vista? Lavorativo? Generale, Vincenzo, come è andato questo 2022? Questo 2022, diciamo, piaciuto, come... Non è piaciuto? Ma io questo 2022 l'ho visto come questa fine del tunnel, che spero che poi non ce ne sia un altro come sul lago di bomba, che ce ne sono diversi, gallerie. anche da quella, da Pineto in poi. Esatto. Quindi speriamo bene, insomma. La speranza è sempre quella di uscire quantomeno, perché poi di situazioni, di gallerie ce ne sono state tante, la galleria pandemica, la galleria diciamo economica, la galleria della guerra, insomma le porte di casa, insomma non è un, diciamo, una specie di tempesta perfetta, no? Quindi diciamo che quando riguarderemo questo periodo storico, diremo abbiamo passato una cosa difficile, raccontare ai nipoti quando abbiamo fatto la guerra, sì, cioè, sì, nel senso, noi possiamo dire quando abbiamo fatto la pandemia, esatto, quando abbiamo fatto la pandemia in Bucavia, c'era dentro la casa, ci potevo uscire per fare pure... la spesa, la pille, le mascherine, stavo sopra a me che stavi fatto 3 mesi in galera agli domiciliari, arcita ho dovuto a fare 3-6 mesi per dire, succedono cose strane, quindi. bene, ma c'è una cosa che vorreste cambiare di quest'anno? Del 2022? Sì, del 2022. Una cosa che non le è piaciuta. Da rifare, diciamo. Da rifare da capo. Non lo so, forse delle decisioni governative che magari non sono andate tanto... Ha detto una cosa importante. Mi dici una cosa leggera, allora ti dico, che ne so, potevamo cambiare i prezzi della benzina. Oppure cambiare il prezzo della mortadella al supermercato. Se mi dici una cosa così, io ti dico, guarda, sono delle decisioni del governo che sono state un cambiare po' cambiare i sensi unici a Pescara. Che hanno ubriacato un po' il resto delle cambiare persone. Cambiare un po' le... Vabbè, poi ne parleremo eventualmente, sì, a tempo ma debito. Ma tu scopri, io mo ti prendo una scarpa e te la tiro. Prego. Lo so. Magari facciamo... Ma tanto lo faccio. Facciamo odio. Ora facciamo una cosa, mi è venuta un'idea. Facciamo una specie di gioco. Facciamo una cosa. Io vi leggo l'oroscopo vecchio, quello che si diceva, quello che spopolava di questi giorni l'anno scorso, e poi voi mi dite se è andata così, sì, insomma. Sì. L'oroscopo di tutti e due? Di tutte e due. Sì, li conosci. Vediamo poi, che segno è? Chi cominciamo? Da lui. No, tu vieni prima. Va bene, allora... Vincenzo, vieni, che segno è? Leone. Leone, un leone, va bene, leone. Qua dice...
rivoluzione e rinascimento, farete centro in ogni settore. Sì. È andata così? Sì, sì. Allora, come vedi? Quanti progetti si aggireranno nella vostra testa in questo 2022? Per attuarli, tanti. Però, dovrete scacciare tutti i dubbi e le paure legate al passato che non vi permetteranno di azzardare. C'è la paura? Non azzardare. No, progetti li abbiamo fatti, abbiamo messi quantomeno sul tavolo, aspettavamo che si concretizzasse, ma poi bisogna fare i conti appunto con, sai, le produzioni passano attraverso anche le sponsorizzazioni, e quindi lì vuoi sapere se c'ha ragione o no il sì, sono, è un amico insomma. Suo evidentemente quello che ha scritto. No, non lo conosco. Questo in particolare si rivelerà nei rapporti di coppia. Da febbraio fino all'inizio estate attraverserete una fase di grande incertezza con il partner. No, devo dire che il divano l'ho fatto nel 2014 per 2 mesi e mezzo. Ma quindi quest'anno me la sono scontata, me la sono scampata, diciamo. Un attimo. Nelle coppie non di lunga data. Il divano mi sono scampato. Perché di solito quando uno va a dormire solo. Ma le coppie quali poi? Le coppie di fatto, le coppie artistiche o le coppie di lunga data? Lunga. Noi siamo lunghissima data. Mm. Ma se intendi lei, se intendi la compagna è un conto. La moglie, scusami. Se intendi la moglie è un conto, se intendi il compagno di fatto è un'altra. Qua dice, nelle ma rimangono sul vago proprio perché così uno interpreta, capito, come gli pare. Nelle coppie di lunga data, se l'intesa è forte, riuscirete ad attraversare senza problemi questa piccola tempesta. Vabbè, insomma, l'istintività, vostra caratteristica, dovrà essere domata. Cioè, lo domo io, lo domo io. C'è riuscito. Domo saure. Il lavoro andrà avanti a gonfie vele. Ah, non male. Perfetto. Sì. Gonfio. Ci sarà anche una positiva espansione dei vostri affari. Oh. Infatti sì. Andate, gli affari e gonfi. Affari sì, gonfi. Sì, no, chiama sempre. Quindi andate, la banca per il versato. Tranne la crisi di coppia. No, per noi? No, quella non è vero. Invece, hanno sbagliato. Marco Papa, che segno? Guarda che segno è? Vergine. Uno dei più preciso, puntuale, maniacale, no? Ma tu che dici? Sono preciso, puntuale, maniacale? No, è l'unica vergine, è pesante. Atipica. È una vergine pesante atipica. Ci sta pesante. Qualcuno che dice sì. Allora, vediamo che diceva l'anno scorso. Allora, spesso troppo accondiscendenti e timorosi delle opinioni altrui, gli uomini della Vergine durante il 2022 impareranno anche a dire dei no liberatori e terapeutici. No, liberatorie e terapeutici. Lei l'ha detto qualche no? Il no terapeutico ha detto non mi faccio l'operazione. No, ma purtroppo ho detto di sì. Ho detto di no 2 volte, poi la terza ho dovuto dire per forza sì. Ho provato a dire no. E quell'altro ha detto a me che me ne frega, vieni qua. Cioè, quindi non è stato tanto. In genere equilibrati e razionali avranno modo di lasciare che una persona speciale rimescoli le carte in tavola. Una mossa che vi stupirà. Oddio. Nel 2022? Chi ti ha rimischiato le carte? Qualcuno ha rimischiato le carte? Non è una persona speciale. Mi ha chiamato Vincenzo? No, nessuno ha rimischiato le carte. Oddio, sì, forse sì. Se ci penso bene, sì. Carta vince, carta perde. Sì. Un po' di confusione in più in ufficio. Ci sta la confusione. Se uno entra nel mio ufficio si mette le mani ai capelli, dice questo qua è della Vergine, non penso proprio. Io sono proprio il contrario. Confusionario, disordinato. Quindi soroscopo mi sa qua che... Qua dice, a causa di rapporti altalenanti con i colleghi si creeranno alcune tensioni. Oddio. Con i colleghi? Ma con lui non... No. Con me no. Per il momento no, finché arriviamo al 31 che le diamo. Sì. Tempo, perché ancora qualche giorno. Grazie. Vediamo un po', il sole tornerà a splendere sull'universo professionale, già a partire da maggio sarà testimone di numerosi miglioramenti della propria posizione lavorativa, un percorso di ascesa. Ecco, ma scusa, da maggio del 2023? Che è successo? No, questo è quello vecchio. Del vecchio? Già è stato. Il sole è tornato a splendere, vedi, tu non hai preso a volo l'occasione di tornare col passaturo. Quello che il sole quando splende l'estate lui lavorava. Non lo sapevo. Io lo andavo a guardare. Vabbè, nessuno sapeva che io, avendo uno stabilimento balneare, per anni a zambate proprio di punta sul sedere, sul mio passaturo. Padre mi diceva di pulire che la non spiaggia. Ci stava quello comodo, no, non c'era quello che ci salivi sopra e ci stava quello a mano, quello proprio a mano. Io conservo ancora i calli. Che non quindi sono quelli che uno può pensare. L'ascesa professionale di maggio è legata allo stabilimento, allora. All'epoca quello se lo ricordava di tanti anni fa. Sì, 2008, quindi non ce l'ho più dal 2008. Ci sono nato in cattività, però secondo me lui di nascosto ogni tanto va un po'
un passaturo se lo va a fare di nascosto alle 6 la mattina. Così. No, se la mattina già stanno là, io o ci vado alle 3 di notte. Esatto, al buio. Al buio. Ma ci credete all'oroscopo? Io sinceramente credo nelle caratteristiche generali che forse diciamo un segno può avere, ma non nelle cose quelle quotidiane o comunque anche mensili o annuali, no. Cioè credo nelle caratteristiche che un segno ha, quindi la persona rispetto al segno ha, però non credo alle cose, insomma, quelle, cioè le previsioni. Ma non credo. Io sì. Ci crede? Sì. Allora, mo le dico che cosa succede nel 2023. Ma chi è? Ma è una specie come si chiama quello là che sta in... Questo ho preso quello di Paolo Fox. Ah, ecco, Paolo Fox. Ho preso quello, sì. Paolo Volpe. Allora, vergine, prudente. Sì. Cioè, dice lui dice che è prudente o dice prudenza? Prudenza. Ah, sono prudente. Quindi, per favore, mezzanotte prudo, e un quarto, mi prude. Visto che già è l'anno nuovo, stai attento a calare la scala. Addirittura, già prudenza la scala. Vuole. Allora, Venere e Marte sono contrari nel mese di febbraio e questo è un tradizionale sintomo di qualche tensione di troppo in amore. Uè. Però da febbraio. Sì. Da febbraio. Questa attenzione. Febbraio. Quindi, un mesetto. Cioè, quindi a febbraio, carnevale, sta attento. Che, eh? Le coppie che sono insieme da molto tempo. I travestimenti. Le coppie che sono insieme da molto tempo potrebbero risentire maggiormente di problemi e contrattempi che uno dei due partner o entrambi riversano sulla coppia. I nodi verranno al pettine. Insomma, di capelli ce l'abbiamo una presa. Quindi qua, sai quanti nodi qua. Ma le stelle indicano che sarà possibile fare chiarezza. Sul lavoro il transito di Saturno sarà bilanciato da quello di Giove. Tanti auguri. Significa che si lavora o non si lavora, non ho capito, bilanciato. Saranno così limitati i contrattempi nei quali si può incorrere. Sempre sul lavoro, prima di lasciare il certo per l'incerto. Capito, vuoi cambiare lavoro. È il caso di pensarci bene e non prendere decisioni avventate. Paolo Fox è embriaco quando ha fatto questa cosa. Non le piace. Spaventato. Sì, un po'. Perché non è che mi ha detto, allora, guarda, che solitamente gli oroscopi ti danno la fiducia per il futuro. Invece questo qua non mi dice, niente. Ma stai attento, devi essere prudente, febbraio la coppia. C'è un allineamento di stelle. Ma ci sarà una cosa positiva? È finito. Guarda, positiva, lascia perdere. Positiva, no. Positiva è diventata negativa. Sarà una cosa bella, voglio bella, dire. Se vuole aggiungo io. No. No, dopo si vede che menti. No. invece vediamo. Ah, c'è anche per me, Paolo Fox. Vuole sapere? Sì. A volte è meglio non sapere. No, ma perché a lui gli hai dato questi consigli e a me non me li hai detti? Perché a me non mi hai detto prima che me lo leggi? Premessa, è meglio non sapere delle volte, quindi chissà, figurati a me cosa mi dirà. Vabbè. Allora. Da febbraio in poi. Sempre sto febbraio, cioè a gennaio possiamo anche andare, vabbè, siamo in un limbo. Vabbè. Febbraio? Da febbraio in poi Venere non sarà più opposta. No. Il che rappresenta evidentemente un segnale positivo per i sentimenti. Oh, ecco, capito. È un mese importante. L'amore si risveglia. Certo, perché arriva la primavera. Si deve risvegliare qualcos'altro prima. Sopito. Esatto. Bene. Proprio una sveglia. Vabbè. Dicevamo che è un mese importante. L'amore si risveglia e anche le coppie che siano allontanate adesso potranno ritrovarsi. Oh, capito. È un periodo così frizzante dal punto di vista delle avventure, no, più o meno importanti, che ci sarà addirittura chi avrà l'imbarazzo della scelta. Però io mi domando chi è Arconte eventualmente. Sta dicendo proprio il fatto di svegliarsi. Qua dice dovrà decidere tra due storie. No, io la tradizione la morte di Vincenzo Olivieri. Succede una cosa del genere. Il funerale di Vincenzo. Voglio dire, ma cosa vuoi veramente? Ma stai augurando la morte? Se spoglio uno davanti mi viene infarto. Ma a prescindere da questo, non sono preparato, non ho più 30 anni. Ma non sarebbe neanche possibile. No, neanche questo. Non sarebbe possibile. Vabbè, ha detto Paolo Fox. Sì, ma Paolo Fox se te ripeto stava bevuto sicuramente. Sul lavoro non è la voglia di fare che manca. No. Ma ci sono dei problemi a livello contrattuale che vanno risolti. Bravo, lo dicevo io la proprietà, che dovevamo rivedere un po' il contratto. Infatti, perché insomma, bisogna capire. Contrattualizzato qui. Contrattualizzato, però bisogna vedere un po' che dobbiamo fare. Io lavoro di fantasia, di format, poi me li rivedo fatti. Allora, quindi, capito?
Bisogna cercare di contrattualizzare ancora, meglio. Ancora pensa a queste cose? Lascia, buttati alle spalle tutto. Va bene. Vediamo che dice, che come entra in, a me, sempre. Qua entra in gioco Giove. Giove è dissonante e così, anche se il desiderio di cambiare è forte, rimane una certa incertezza per il futuro. Evitate le accelerazioni. Vedi che poi diventa ermetico, lo capisci il problema? Accelerazioni... Accelerazioni di che? Infatti, la smart. Come, che dice? Va bene. Le accelerazioni proprio... Non devi accelerare, non devi stai accelerare, un po' tranquillo, sempre, così, sempre... A 80. Sì. Non siete soddisfatti di questo oroscopo? Non vedi un po' se c'è quello di Branco, forse no, no. Branco va. Non ce lo vogliamo prendere. Ma sì, secondo me è molto più positivo. Di più di Branco, insomma. Sì, più va digeribile. No, da oggi, credo. Da oggi. Da questo momento. Fernet Branca. Bene. Ma al di là di quello che dice l'oroscopo, voi dal 2023 cosa vorreste? Ecco, questa è una bella domanda. Vai, rispondi tu, io ci penso. Allora, io voglio la pace nel mondo. Veramente? No, già dai. Detto. Dai. Questo lo dice Miss Italia. Le Miss. Miss Italia. Le Miss Italia dicono sempre che vogliono la pace. Sì. Allora, dunque, cosa... Innanzitutto, vabbè, la salute è la prima cosa. La salute. Una cosa, cioè, ma che ti devo dire? Che vada meglio del 2022, del 2021, ma per tutto, per tutto, sia politicamente che sono sempre stato, tanto se io mi augurassi il contrario, dicevo, ma vorrei ancora più guerre, vorrei ancora più decisioni politiche assurde, sì, vorrei sì. andare a finire in miseria, sarebbe assurdo dire questo invece che dire sempre vorrei una cosa migliore. O rimaniamo, capito, va bene così. Per quanto riguarda me, poi non so... Sentiamo, vediamo... No, io invece forse una cosa me la augurerei, perché poi alla base di tutto, anche la, diciamo, la che noi viviamo, essendo esseri umani, diciamo, di rapporti sociali, e quindi sarebbe bello, io già l'ho indetto un paio di anni, ma non sono riuscito a mantenere la promessa, ma quest'anno forse lo farò, perché proprio, come diceva Gabbardella, come si chiama, del film, sì. La grande bellezza, a una certa età uno deve dire quello che pensa. A me piacerebbe riuscire a trovare il coraggio, volevo dire l'anno del te lo dico in faccia. Sai, cioè, molte volte quelle cose che tu pensi di un'altra persona che incontri, e poi te le dici, mannaggia, io diglielo. Cioè, se uno ti dice una cosa, tu dici la verità, la giusto, pura verità. Giusto. Sì. E il politically, come si dice? Political correct. Cioè, questa cosa del political è una cosa che non si può affrontare più, perché ormai, cioè, dappertutto non si può. Non si può. Perché poi per chi fa il vostro lavoro è pure scomodo, ma no? Sì, ma perché, cioè, voglio dire, non qualsiasi cosa. Guarda, noi dobbiamo fare... Abbiamo iniziato in punta di piedi, sì, con l'operatore ecologico. Esatto. Che si chiama, e poi adesso stiamo andando sempre più... E quindi, cioè, voglio dire, un po' più di... Che tanto, voglio dire, ormai il mondo si è evoluto, e quindi credo che alcune cose che si pensa che non siano ancora state sdoganate sono state sdoganatissime. Poi che vengano fatti degli usi politici di questo, vabbè, però diciamo che ormai, cioè, è tranquillo, quindi rimarcare ogni volta, cioè stare attenti a come parlare, perché, cioè, è una cosa che... Ma vi crea un problema questa cosa? Questa cosa a livello, sì, a livello di... Sai quanti sketch abbiamo dovuto abolire perché il famoso... C'è anche una... Ma perché, allora, spiego, uno spot spiego, il discorso è più suo che mio, nel senso è lui che si crea molti problemi. Io per me, per quello che faccio io, per come vedo la comicità, io per me tutto è comico, cioè noi siamo comici, quindi è tutto politicamente corretto, è tutto politicamente scorretto, è tutto possibile fare. Dovrebbe. No, perché purtroppo è tranne determinate cose, adesso non sto qui a dire, però io personalmente, lui si frena parecchio, io non sono così, vado molto, vado, per non vado col freno, l'anno freno del te lo dico in faccia, quindi quest'anno bisogna stare attenti, perché se non incontra un censo di dire, se ci riesco, poi vediamo, liberare da questa cosa, sì, come Non è facile, non perché purtroppo siamo schiavi, anche una volta. Se tu dicevi una cosa rimaneva fra me e te, e ce la potevamo vedere anche, no? Adesso qualsiasi cosa, soprattutto per quanto riguarda persone come noi, insomma, un po' al centro dell'attenzione, visto, esatto, che siamo pericolosi. I social, le cose, diventa una cosa veramente... Bisognerebbe essere si apre un la bocca e si dà fiato. Menefreghisti su quello che
di come la pensano gli altri, perché comunque sei al centro dell'attenzione, comunque sei il comico Marco Paolo, Vincenzo Riverio, quello che è, e comunque stai parlando tu. Non sta parlando quando... Pinco Pallo. E a voi interessa quello che pensano gli altri? A me personalmente non me ne fotte un niente. A me un po' niente. Sì, ma perché dico, cioè, forse perché in me c'è questo fatto impossibile dell'educatore, no? Cioè, ti voglio spiegare perché mi reputo una persona intelligente, quindi quelle cose che faccio, che dico, che eccetera, passano attraverso una valutazione che io faccio sempre prima di fare qualcosa. Quindi se però tu mi critichi una cosa che è stata filtrata da me sempre per cercare non danneggiare nessuno, perché insomma non voglio il male di nessuno assolutamente, e allora lì io ti voglio rispondere perché ti voglio spiegare perché l'ho fatto. Comunque queste accuse passano sempre attraverso cose un po' inventate, cioè, perché poi ci sono molte persone che sui social aprono la bocca e gli danno fiato, cioè probabilmente anche per il gusto di vedere la reazione, provocano proprio per vedere la reazione dell'altro e comunque scatenare il famoso putiferio delle ma di fronte alle provocazioni post, cioè. Voi vi arrabbiate? No, arrabbiare no, ma dispiace, perché ripeto, quando io faccio il comico, anche lui, e facciamo qualcosa e la postiamo e ci sono delle sottolineature di persone che probabilmente neanche conoscono quello che facciamo, quello mi dispiace, perché dietro quello c'è una storia, che tu mi insegni la storia, non puoi spiegare, allora dovresti stare lì a spiegare, cioè 40 anni di carriera, impossibile. E allora molte volte, perché i social sono non solo, cioè, capito, in Abruzzo ci conoscono, non c'è questo problema, e quando poi critiche di solito da gente che non è abruzzese, quindi vede alcune cose che arrivano anche dagli abruzzesi, certe volte sì, alcune cose sì, però quelle più cose sono quelle che ad esempio facciamo un pezzettino sul il pezzo che faccio sull'abruzzese eccetera eccetera. Arrivano i pugliesi, capito? Dicono: ma questo l'ha fatto Campagna tanti anni fa, ma perché lo fai tu? Ma veramente, quando lo facevo io, Campagna ancora usciva Zelig, perché lo facevamo nell'87, quindi abbiamo fatto pure la scuola. Quindi, cose che... perché mi devo mettere a spiegare adesso? Allora. Però poi del tempo ce lo perdo, perché addirittura vado a riprendere degli articoli dei giornali e li posto lì per far capire che non c'è stata questa, perché non mi sarei mai permesso di copiare un pezzo di Caprari, tra l'altro di uno nazionale, cioè è successo a noi succedeva puntualmente, quando avevamo il trio con Tiziana, noi facevamo le nostre cose qui a Pescara e non c'erano social o web, non c'era il web, quindi erano casualità, ma erano casualità belle, perché delle scenette che noi facevamo, che noi quando facevamo queste La fine del mondo in trio, contemporaneamente in Rai c'erano Marchesini, Solenghi e Lopez, che erano la stessa cosa, cioè due attori e un'attrice. E praticamente comunque... vedevamo delle volte, ci stavano delle cose, cioè, facevano pure loro. Sembrava che noi avessimo copiato loro, perché dice: com'è possibile? Loro anche sono autori di loro stessi, però capitava nei meccanismi comici di fare delle cose che sembravano simili a loro. E quindi questo ti si vuole dire che noi abbiamo fatto delle cose precedentemente che sono state inventate da noi, ma che poi abbiamo rivisto paro paro sulla Rai, da altri personaggi. Addirittura dicevamo il fatto del pullman. Sì, pensavamo che ci fosse qualcuno in pullman che da Roma veniva, si vedeva i nostri programmi e poi riportava gli osservatori, gli osservatori del calcio. Però no, sembra una stupidaggine, però è vero. Noi personalmente abbiamo detto: vabbè, teramma innanzi, cioè non ci abbiamo, ci siamo incavolati, ma non potevamo fare più di tanto, perché comunque eravamo comunque stretti. Anche un po' onorati, perché voglio dire, fare le stesse cose di sì, ma di poi tre mostri l'onore sacri, poi te lo sbatti, perché però. Cioè, gli altri ci fanno i programmi, fanno grandi soldi, e tu alla fine con le tue idee hai dato da mangiare ad altri. Io continuo a fare così perché mi si sbottona un bottone, scusate, bottone della camicia. Per cui tante volte ci siamo trovati con le stesse idee, adesso non ripeto, non faccio il fatto già del fermo apposta, di che andavamo a svegliare la gente o che leggevamo le lettere, poi ce lo siamo ritrovati con, come si chiama? De Filippi. Posta per te, con quell'altro che andavano a svegliare a casa la gente, che cavolo erano. Cioè, cose che sono venute dopo 10 anni, capito? Casualità certo, però. Sono casualità,
con il tempo poi sono... O qualcuno che, come dici tu, mi messa... che ne puoi sapere? Io c'ho noi abbiamo una frase registrata di un tizio che... Che dice? Che dice? Che abbiamo chiamato noi, un tizio nazionale che adesso fa il programma su Italia 1, che ci ha detto: ah, che bella idea, mo va a frego, e ce l'ha fregata. E io ce l'ho registrato, L'ho registrata la telefonata proprio, perché l'abbiamo chiamato in diretta con la radio. E quindi? Allora cambiamo, va. Va bene. Parliamo di cose più belle. Manca poco al 31 dicembre, avete fatto le prove? Di che? Dello spettacolo. Certo, ci stiamo lavorando da un po' di tempo. Da un po' di tempo, perché l'abbiamo saputo un po' in ritardo. Un po' tardi, ma comunque. Però, vabbè, noi siamo pronti. L'unica incertezza è un po' perché sono alcuni personaggi un po' estivi, e quindi, siccome siamo all'aperto, speriamo non faccia molto freddo. se no facciamo il Capodanno e il 2 allo Stato Civile. Il 31 lì a Piazza Salotto e il primo, il 2, che il primo magari sarà con la coperta, così il 2 al nosocomio più vicino. Ma cosa farete, si può chiedere? Seconda volta che ce lo chiedi. Continua. Ti ho detto, è una cosa, adesso c'è musica, si ride. Naturalmente si ride, si brinda anche, si balla, cioè, ecco, uno spettacolo di un'ora, si parla, un quarto circa, così, e si parla, ci stanno delle... Ci hanno detto che sono dei soggetti che parlano, è un po' passano, un palco aperto, palco quindi aperto. Può capitare che passi di tutto. Può passare di tutto. Di tutto. E questo. Tu sei così curioso, ma tu che fai il 31? Non lo so. Scusami. Ho detto che la domanda è difficile. No, che fai il 31? Scusi, signor Lambertini. Cosa fa il 31? Lei che è del segno zodiacale del toro. Del toro. Guglielmo del toro. Cosa fa il 31 lei? Non vuole dire. Vogliamo vedere l'oroscopo. Non ce l'ha l'oroscopo del giorno. Basta mettere in difficoltà l'intervistatore con la domanda che ti fa lui. Esatto. La giri, capito? Esatto. Ma una cosa, sullo stesso palco, il primo gennaio verrà Loredana Bertè. Ma vi piace a voi Loredana Bertè? Per noi potrebbe andare bene. Sì. No, sicuramente. Ti piace come cantante? Certo, sì. Immagino. Sì, perché no? Perché mi ha chiesto se mi piace come cantante? Ma perché se mi dici... Allora, prima era una bellissima donna Loredana Bertè, adesso con l'età, insomma, è chiaramente un po' passata. Se pensavo che tu avessi detto se ci piace come donna. No, ci piace come cantante. No, come artista, come voce fantastica. Prima era veramente molto bella. Beh, l'ho dimostrato, insomma. Era in una fase, diciamo, calante, ha ripreso alla grande. Ma quale canzone vi piace un po' della Bertè? Beh, vabbè, quelle storiche, La luna bussò a coppe, mi sembra. Sei bellissima. Bussò a coppe. La luna bussò a coppe. E poi la... Il mare d'inverno è molto bello. Sì. Recenti, le canzoni ultime. Sabato pomeriggio. Quello è Passerotto, non andare via. Quello è un'altra. Quello a febbraio. Non son degno di te. No, quello non è la Bertè. Te, un'altra cosa, per te. Per un'altra. Nell'immensità. Quello che è il monto, se no. Il monto. Non si è svegliato mai un momento. L'abruzzesità è importante, fa parte del nostro. Non siamo mai discostati da questo. No. Può rinnegare le proprie origini. No, nel senso che noi prendiamo in esame un po' tutti i vizi e le virtù degli abruzzesi. Noi non siamo, sperando di correggere alcune. Noi andiamo, la caratteristica della nostra comicità è il fatto di esasperare determinate caratteristiche che hanno dei personaggi. Il caratterismo del personaggio è quello che noi esasperiamo. Quindi, La dialettica, l'intercalare, il movimento, il modo di fare. I tic appunto legati un po' al territorio, a quello che succede. Ma noi abruzzesi ci abbiamo più vizi o più virtù? Ecco, bella domanda, questa è forte. Ma come tu, questa è la prima domanda fra i sentito in un'ora. Ho visto che tanto forte, rispondi tu. È bello. Ma io penso che come tutti quanti abbiamo più vizi che virtù. Abbiamo vizi? Guarda, forte, noi questi vizi e queste virtù, adesso fammelo dire, questo falso non mi sto male. Vai. Lo abbiamo racchiuso
l'abbiamo racchiuse tutte quante, queste visioni, l'abbiamo racchiuse tutti quanti in una canzone. Che poi sentirete il 31. Poi sentiremo il 31. Esatto. Sì, perché comunque noi possiamo estrapolare le cose, i caratterismi o tramite personaggi o tramite canzoni. Questa canzone fa da apripista, sì, e poi apripista. Arriveranno. Nonno ci sta a far dire tutto. Esatto. No, te l'ho detto. Non ci venivamo, facciamo prima. È furbo, la furbizia. Ma non è Fox, vedi Fox, la volpe. La domanda seria. Mi fa paura quando fa così. Si accoglie in preghiera, poi spara invece una cosa brutta. Dai, diavolo. Dai a me. Ma c'è una persona in particolare alla quale vorreste fare gli auguri per il nuovo anno? Non lo so. Sì, io ce l'ho, però. Tu a chi la faresti, scusami? Cioè, io mi faccio serio, adesso la farei a mamma e papà, ma non ce l'ho più. Bravo. Stavo dicendo la stessa cosa. Cosa pure lui. Troppo sono stati anni un po' movimentati. Sì. E quindi funestati anche da questo. Quindi. Perché tutti e due l'abbiamo persi comunque proprio in questi periodi. Le dura. Nei periodi di festa le mancanze si sentono appunto, sempre di più. Sì. Appunto, infatti sì. Sono reduci appunto da questo. E quindi cioè, io gli auguri li farei a loro, punto. Sì. Poi chiaramente ha un figlio lontano, ce l'ho in Inghilterra, io personalmente, quindi non torna quindi. Perché si diverte? No, perché lavora. Si diverte il 31 si diverte. Sicuramente, anche perché ha scelto di non adesso tornare. Spende le banconote con sopra. Capito, con il principe Carlo. Con il re, Re Carlo. Ma per me è sempre principe. La regina è lei. La regina quella Elisabetta rimane lei. Certo. Ma a voi piacerebbe diventare re? Noi abbiamo fatto una scenetta dove lui faceva il principe, io facevo il re e Tiziana faceva la Savoia. Regina. Il ritorno di Savoia abbiamo fatto già, lui faceva il principe Umberto, che cos'era? Sì, stiamo vedendo alcune immagini tratte dallo spettacolo. Sì. E io facevo il... Ma perché mi taggi così? È un po' particolare. Filippi, aggiunto di sta giacca, come ti sei vestito, mamma? No, aggiunto! Mamma, aspetta, metti qua, per favore. T'avevi preparato sopra l'ulletto. Che io se ne stinga seduto come sopra l'ulletto, non mi sento l'uva, per favore, metta ecco. Guarda come si è accungiato questo vato, dove dobbiamo andare? Adesso prendiamo l'aereo, prendiamo la Ryanair. Dove si sta Ryanair? E tu Manu, non mi rovinare sta cosa che sappiate che li punta la benzina. Io ne saccio questo, guarda, io non lo so se fia a me o di chi è lo figlio. E Liberta, da sta ferma, capito? Liberta, mi chiamo. Ah, boh, ma cazzo di chi? Papà, ma dove andiamo, papà? Non gli fare il brutto, perché dopo ti ho portato lo psicologo. Ma buono. Però di sta lontano a me che io sono vedi che comandante che sta tranquillo, può se ne stipendere, capito? A me mi si schiatta le coronarie. A proposito, la corona dove sta? E le sono messe dentro la scatola delle scarpe che la bummace. La bummace? Ma scusate, ma tra Carlo, William, Harry, voi chi vorreste essere? Harry tutta la vita. Harry tutta la vita. Harry, io sono combattuto perché... ma non come a me piace il fatto del re un po' sornione, un po' che... L'ho visto un po' in difficoltà in quelle... Che poi si è incavolato pure col fatto là dell'inchiostro. Annaccia Santa, sì. Annaccia Santa, che Annaccia Santa, l'avrà detto. Come perché si dice Annaccia Santa in inglese? Annaccia Santa. Annaccia Santa. Sì, perché Santa. Può scrivere una cosa sul tavolino. Ci hanno messo un registro che era il doppio del tavolino e da un angoletto questa cosa. E quindi lui, giustamente, aveva firmato, ha dato una mazzata che è stata una cosa imbarazzante. Perché poi non arrivavano a dargli una mano, esatto, nessuno si muoveva e lui ma lasciamo se è chiaro che c'è uno spunto per fare uno sketch. Carlo, noi abbiamo già un re Carlo come sindaco, appunto. Poi sembra che lo stata fa poco, appunto, dopo bene. Io consiglierei veramente al sindaco di evitare, cioè di passare le feste, insomma, da altre parti, non venire a vederci.
Ecco. Ah, beh, questo è interessante. No, nel senso che l'abbiamo già visto alla Fontana, perché c'è stata l'inaugurazione della Fontana. Ci sta l'Est Christmas e noi l'Est Capodanno. L'est Capodanno. L'ultimo, è l'ultimo che faremo. Perché... Ma non credo. No, no, vabbè. D'altronde i comici devono fare, sono dissacratori un po' i comici, quindi. Ma chi volete dissacrare? Tutto e tutto. Ma vedi che sei. È curioso. Guarda, andiamo, sembra un giornalista. Andiamo. Sempre sono domande. Sempre la camicia. Allora, facciamo una cosa. Ma come siete conosciuti voi due? Bravo, questa è una bella idea. Allora, noi ci siamo conosciuti, me lo ricordo ancora adesso, in radio. Perché lui lavorava nell'ambito della radio, Radio Parsifal. Sì, faceva l'agente pubblicitario. E io stavo lì e facevo un programma, una volta, diciamo, facevo i personaggi, perché io molto timido, e quindi facevo dei personaggi, mi nascondevo dietro queste voci, in questo caso la radio voci, e lei la radio è bello fare i personaggi perché non hai bisogno di truccarti, di fare, perché è la voce che cambia e fa immaginare al radioascoltatore quella che è la caratteristica del personaggio. Quindi stavo facendo... Allora, ho detto, siccome siamo conosciuti, siamo entrati subito in feeling. Stai andando avanti, feeling, racconta le cose come stanno. E quindi poi gli ho detto... Gli occhietti, ok. No. Ti ho chiesto... No. Non l'ho chiesto, l'aveva chiesto lui. Allora, lui aveva già cominciato il programma, dico io. Aveva già cominciato, siccome lo faceva con un altro, ci ha litigato subito. Un mese. Sì. L'ha fatto fuori subito. E allora poi... Non era adatto, però... Cioè, non gli piaceva. Io ho abituato a fare, diciamo, i personaggi caratterizzati ma monologati. In radio c'era un interlocutore che mi faceva parlare questi personaggi. Delle cose non hanno funzionato, allora ho conosciuto lui e mi sembrava infatti adatto. Due mesi, gennaio, febbraio, abbiamo litigato e poi ci siamo rivisti a maggio? Non mi ricordo, questo maggio, giugno forse. Cosa che forse. E quindi abbiamo iniziato a fare questa con la fine del mondo. 1981. La fine del mondo. Ecco perché la fine dell'anno si chiama il Capodanno quest'anno. È la fine dell'anno. Ed è rimasto la fine del mondo fino al 1997. Posso dire questa cosa? Sì, sì. 1997, Marco Papa e Vincenzo Olivieri sono scomparsi come coppia dalle radio e dalle televisioni private. Noi eravamo vivi, potevamo benissimo fare la fine del mondo. Saremmo stati in grado di continuare a fare una cosa che aveva già un successo di 20 anni e aveva un successo di almeno 5, 6, 7, 8, non so quanti, di televisione. Ma nessuno, né televisione né radio, ci ha cercato. Glielo stavo dicendo l'altro giorno. Non lo so, forse sono cambiati. Non ce lo, guarda, ce lo siamo chiesti. Io e lui, proprio una settimana fa. Che forse la gente era abituata a vederci così, quindi non porsi il problema che noi abbiamo fatto sempre tutto da noi, nel senso che ci siamo trovati le emittenti dove fare questi programmi, eccetera. Poi quando è finita l'avventura radiofonica, lì è venuta a mancare un po' la famosa la palestra. Che noi, quella era una cosa quotidiana, la radio, che ci dava la possibilità poi di portare idee, cose perché la radio non è che potevi un giorno all'altro fare redazione, eccetera. Andavamo veramente apri la bocca e gli dai fiato, insomma, cioè, perché c'era il programma, eravamo molto affiatati e quindi non c'era neanche bisogno di dire più di tanto. Di una trasmissione che ha avuto dei livelli di ascolto incredibili, incredibili. Sì. Non ti sto parlando di 100 persone. No, da quell'ora, dalle 2:15 alle 3:30 Pescara si fermava e tutti ascoltavano. Noi avevamo il collegamento con un'emittente di Atessa che dava il segnale, perché noi avevamo poca potenza, quindi ci sentivamo Pescara, Montesilvano, Chieti, ma e ci irradiava in tutta la regione. Il segnale in tutta la regione. Poi siamo anche con la televisione. All'Aquila, sono stato all'Aquila a fare uno spettacolo, io mi ricordo ancora la trasmissione La fine del mondo, ditemi, la fate ancora. Cioè, stiamo parlando del 1997. E quindi da quel momento là nessuno, ma non siamo stati neanche convocati, dice guarda, costano troppo. No, proprio ci siamo. Molti, secondo me, ho detto a lui, forse hanno pensato, finalmente ci siamo tolti dalle palle. Però è assurdo. Sono anche cambiate un po' le cose, perché nel frattempo le radio.
perché nel frattempo le radio locali, che non erano, non era la, certo, la Onda Bahia, per dire, certo, che certo, era basata su di noi, diciamo che si sono spostati, per un discorso penso di marketing, sui palinsesti, quelli americani, molto musicali, americani, esatto, americani, e quindi format, infatti se ascolti le radio oggi, anche quelle locali, ce ne sono poche che fanno molto parlato, si va molto non sulla musica, non si parla più, e quindi c'è molto, e quindi un'ora forse di, quello di un po', un'ora e mezza di trasmissione parlata, quindi. Forse quello un po', poi la televisione anch'essa, insomma, poi, e di conseguenza c'è stato un momento di, poi vabbè, ognuno ha preso la propria strada, io stavo ancora a Balena Bianca per alcuni altri anni, poi è finito anche, poi ho continuato con altre cose, quindi comunque abbiamo diciamo diviso le strade artisticamente, e quindi poi ogni tanto eccoci, facciamo delle reunion come questa, abbiamo fatto soprattutto spettacoli teatrali o piccole tournée, sì, la grande Abruzzezza, facciamo la commedia nel 2014, abbiamo riunito PES con Tiziana nel 2012, scusa, è vero. No, 13 al D'Annunzio però. Sì, 13 poi. Da 12 abbiamo fatto la fine del mondo, perché abbiamo fatto lo spettacolo al Pala Congressi di Martin di Montesilvano il 2012, perché nel 2012 si diceva che sarebbe caduto un asteroide che ci avrebbe fatto fuori tutto. La fine della famosa fine del mondo, no? E allora abbiamo fatto uno spettacolo su questo. 21-12-2012. E l'abbiamo fatto la notte a cavallo. Diceva. 21-12-2012. Sarebbe caduta quella, noi abbiamo fatto il 21-12 sera. Vestiti da Maya, il primo. Voi l'avete portato bene, non è successo niente. No. Tu che sei la mamma, niente gli hai imparato a questo. Niente. Questa notte è sullo Zingarelli, sta scritto. Con l'allineamento dei pianeti. Speriamo che il nostro Dio con lungo Lucana ce ne fa la grazia che mi fa tornare normale questo. Ma questo mi dice che lo ricchio. No. Ma me lo dice, io commetto un ma ne vedi come a perle? Io parlo a questo tuo perle, né, com'è secondo te? Non dire più. La vergogna mia e della famiglia. Non rispondere a tuo padre. Non manco parlare. Lui è piede di porco. Oddio, per la macchina che tengo lo chiama pure piede di Porsche, però. Ma posso chattare, papà? Che da fa? Chattare. Oh, che te puzzano, man bene. Ma come parli? Ma chi te l'ha insegnato queste cose? Senti, chattare, mi ha detto una paulaccia, papà. Ma come parlo? Chatto con un amico mio americano. Che chi si è? Eric. Amica tua, americano. Amico mio americano. Ma come si chiama? Eric. Enricchione, pure conosco. Ma mi raccontate una cosa, una volta che tra voi vi siete arrabbiati proprio tanto? Una volta? Una. Allora, 100 volte. Allora, cioè, quale volta raccontiamo? Ma mille volte. Beh, mille certo, volte. Ci sta. Quando si è creativi, cioè, ognuno cerca di mettere, io poi sono molto amante delle mie cose, non so. Confermo. E quindi in una coppia ci deve stare sempre quello che si piega. E chi è che si piega? Certe volte lui, certe volte io, ma più volte io. Ah. Anzi, diciamo che sempre io. No, diciamo che le idee vengono, poi lui ha il vizio, perché è un vizio, di aggiustarle, le vuole aggiustare per forza. Certo. Perché io gliele porto, guarda questa, sì, ma. Magari perfetta, ma si immagino deve sempre mettere. Quando non quadra bene con. Perché poi, quando non quadra bene col suo cervello. No, con il personaggio comunque. Certo, anche con il mio cervello. Nel senso che è chiaro che se è un personaggio al di fuori delle mie corde, stona. Sì. Quindi cerco di trovare delle situazioni. A me piace molto, quando sto facendo anche delle battute stupide, lanciare comunque all'interno di quello che faccio un messaggio. Un messaggio, capito, anche a livello comico, ma comunque c'è un messaggio che fa rimanere diciamo qualcosa alla persona che ascolta, capito, qualcosa. Ma infatti i nostri personaggi che interpreto e che facciamo sono quelli che comunicano qualcosa nell'ambito del, i personaggi sono stati creati dagli argomenti,
cioè noi li chiamiamo personaggi, no? I caratterismi, però sono fatti dagli argomenti che un personaggio vuole trattare. Verdone, quando interpreta, non so, quello che fa due cervi, quello, non so come si chiama, quella che ha ripreso da un suo amico che parlava così, eccetera, comunque tramite quel personaggio riesce a far dire delle cose, no? Che non direbbe, per esempio, l'altro che dice quello, il precisetto, no? Che niente, comunica niente. La precisione. Quindi ogni personaggio, ogni caratterismo fa parte, cioè un po' li copiamo dalla vita di tutti i giorni, quando a Pescara c'erano personaggi fantastici e quindi si poteva prendere qualcosa. Ma anche, ripeto, i personaggi passano attraverso un messaggio che vuole andare. Quindi il più puntiglioso tra voi due chi è? Io, credo. Confermiamo. Io non rispondo neanche. Il più fumantino? Io. Lui parte subito, sì. Si arrabbia? Sì. E come si fa quando si arrabbia? Sì, aspetta che sì, che gli passi. Che... nel senso che... Il più sognatore? Lui. Penso così, sì. Ma è una bella cosa essere sognatore. Sì, assolutamente sì. Un sacco di mazzate che ci prende, perché essendo sognatore, poi quando devi riscendere, diciamo, nella realtà, insomma. Però si continua a sognare, il Peter Pan, no? Ma c'è una cosa che voi... lei non ha mai detto a Vincenzo? Che non l'ho mai detto? Ma io penso di avergli snocciolato tutto, sia le cose belle che le cose brutte. Ho detto sia ti voglio bene, sia posso dire un baffanculo, sia quanto sei brutto, sia quanto sei bello, orecchie di porco tante volte. Sì. Non so se lui abbia fatto lo stesso con me, e poi glielo chiediamo. Sì. No, io... Già quando cominciavo, io... Dire che non, no, diciamo che bene. Quella cosa che ho detto prima, che il prossimo anno voglio dire le cose come... ci sto io, no? Ci sto io di mezzo, che è mezzo lui, lo sapevo. Dobbiamo aspettare il primo gennaio. Sì, il primo gennaio. non mi ci chiami, cioè, andiamo a prendere una cosa, là... No. Ma qual è il difetto di Marco? Oddio, il difetto di Marco... però non è un difetto, è una cosa che comunque lo contraddistingue, proprio perché è così, cioè il fatto di essere, diciamo, superficiale, io parlo artisticamente parlando, però lo rende unico in questo senso, nel senso che è proprio quella superficialità che gli consente proprio poi di essere creativo, e delle volte mi serve delle battute, è importante quel suo ruolo quando facciamo i personaggi, cioè quando io faccio i personaggi e lui me li fa parlare, è essenziale, cioè i miei personaggi da soli non potrebbero esistere, cioè, sì, ho provato a monologare qualcuno che forse regge il monologo, ma ci sono i personaggi che hanno bisogno di una spalla importante. Cioè, Totò non sarebbe stato nulla in alcune scenette se non ci fosse stato il grande Peppino De Filippo. Cioè, quindi, però questa sua superficialità delle volte si trasforma in agguati, permettimi il termine, creativi, che danno stimolo ai personaggi e quindi diventa un'accelerazione, capito? Invece un difetto di Vincenzo? Capito, comunque una vergine superficiale è un ossimoro, una vergine superficiale è impossibile. Di Vincenzo è cocciuto, di Vincenzo è testardo, Vincenzo così come dice che come deve la essere, vedo, la vede, punto. Non che devo fare? Niente, non lo discosti. Il leone è così. Ma che devo fare? E ti ripeto, lì o dici vabbè. No, però aspetta, nel campo stiamo parlando del campo lavorativo. Il campo lavorativo, sì. Poi lì va bene. Ecco, facciamo così. Vabbè. Invece un pregio? Io te l'ho detto già nella scorsa puntata, cioè, ma io non me lo ricordo. Lui è cioè il merito di tante cose, di tanti personaggi, di tanta creatività, il creativo è lui, sa, punto. Io posso essere creativo
per le mie cose, nel senso di, per quelle che io poi invento sul palco di rimando a quello che fa lui, e lui diventa creativo di rimando a quello che faccio io, ma comunque la creatività di Vincenzo è, ti ripeto, invidiabilissima. Invece il pregio di Marco? Beh, un po' quello che ho detto prima. Cioè, pregio e difetto, tutte e due. Sì, tutto. È un pregio. Infatti lui ha detto il pregio e difetto, sì, insieme, non è che sia... Una cosa importante. Io quando ho intervistato Marco Papa, sì, la passata stagione... Capito come lo fa? Gli ha già previsto tutto. Io ho intervistato, dopo li metti insieme, li faccio litigare. Mi ha raccontato una cosa importante. Furbastro. Di un appuntamento con due ragazze, che eravate giovani, che è finito un po' male a causa di un bel Lo so. Di. Vabbè, ma purtroppo, ma io mi emoziono facendo anche sul palco. C'è un periodo l'ho sofferto prima di salire sul palco, e in quel caso lo soffrivo quando, essendo un po' timida, siamo ritrovati e ho avuto questo momento, bah, ho detto ragazzi io vado a casa un attimo, ma e io qua dannaggia, torno subito. E poi no, niente, io me ne sono andato, lui limone in bocca, è vero. E tu? E io niente, io dietro a te, cioè, perché erano due, ma poi una delle due non è rimasta, no, erano due sorelle, se te lo ricordi, già. Quindi se ne sono andate via insieme, sì, insomma. Ma eravamo giovani ragazzi, eravamo siamo giovani, 18 ragazzi. Anni e già c'avevamo la Squaraus, c'avevo io la sì, non ho mai sofferto di Squaraus, lui tranquillo faceva. Ma poi le avete riviste queste due sorelle? Io da solo, io da solo l'altra sì, perché poi ho visto. Io te l'ho rivisto per una volta. Dove mi hai rivisto? Però no, non c'avevi, non c'avevi pantaloni. No, ma è perché ho aperto una porta. Se non sì, vuole... dai, smettere, dai. Buonasera. Salve. Detto in abruzzese, proprio in dialetto. No, no, scusa. Non però ho è interessante. No, 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 vabbè, fa parte delle cose. Perché noi vivevamo insieme, sì, artisticamente e non, quindi poteva capitare che... Che a quei tempi... No, vabbè, poteva capitare. Una vita... Ci si divertiva insieme. Si divertiva insieme. Ci siamo divertiti parecchio. Sì, sì. Ma non a fare i personaggi. No, no, no. No, no, no. No. Ah, va bene. Ha finito? Siamo ce ne possiamo andare? Sì. Siamo promossi. È via 60. Quando escono i quadri? Ma tu li fai i quadri poi alla fine? No. Il 2 gennaio. Il 2 gennaio. Siamo arrivati alla fine purtroppo. Ma no, ma che purtroppo? Siamo laureati almeno. Siamo laureati? Comicità e arti. Vogliamo stare un altro po'? No, no, no. Andiamo. Oddio, dobbiamo andare... No, dobbiamo fare le prove. Ma perché non fate un appello finale ai cittadini affinché vengano? Allora, cittadini, avete visto il 24 il pianoforte che hanno messo a Piazza Salotto? Ecco, andatelo a suonare. Ecco, con i piedi si suona. Con i piedi si suona. Anche con il mento, ecco. con i gomiti. Cioè, e fateci sapere se, se suona. Ma io mi sono sempre posto il problema l'altro giorno quando ho visto, ma se uno si mette a suonare, gli altri, se si mettono a suonare, si stona tutto, cioè no, uno alla volta. Io penso che sia, chi sa suonare il pianoforte, almeno i tasti neri da quelli bianchi, con i piedi come... però devi salire sopra. Infatti quello stavo pensando. Ma lei lo sa suonare il pianoforte? No. Lei? Io no. Ritmo un tempo. No, lui la chitarra. No, ti ricordi, stavo dicendo a lui che è un 78. Tu la chitarra. Io suonavo la chitarra prima, ma il... Marie, suona la chitarra. Perché mo che tu ci stai suonando più. Sta Hit Bon Tempi. No, è una pubblicità vecchia. La Hit Bon Tempi, non so se... No, tu non... Sì, sì. Sei quello con i numeri. Sì, sì. Ci stavano i numeri, quindi... Sì. Mi c'era la musica della Barilla. No, che... No. No, si faceva... Frere Jacques, stava scritto. Frere Jacques. San Martino Campanaro. Martino, che poi quando mi detto sì, perché ci stavano alcuni che si stonavano e ricominciava. Era il Blit Bon Tempi, era ragosta, era colore no, ragosta, è bravo. E gris bianco. Sì, sì. Eravamo stupidi abbastanza, Ma che ne vuoi sapere di quello che abbiamo noi stiamo ma il Commodore, ecco, quando stavamo lì Commodore Computer, cioè, Commodore 64. Stiamo parlando di uno che è nato nel 78. Nel 78 c'erano 19 anni. Giusto. Beh, comunque il comodo bisogna aspettare pezzi di mezz'ora che si caricasse. Allora, noi siamo l'ultima generazione, quelli nati nel 59, 60, 61, 62, 63, 64. Attenzione, noi avevamo la televisione bianca e nera. A cavallo della rivoluzione informatica, di tutto, dei colori, di tutto, di televisione a colori, telefonini, cioè, sono nati tutti quanti a cavallo della nostra generazione. Quindi noi siamo figli di questo passaggio,
Sì. Voi siete arrivati già che con qualcosa avevate già, e poi si è sviluppato, perché nel 90 poi c'è stata il boom di tutto, i computer che sono diventati super mega, eccetera. Che noi, i centrini che sono spariti da sotto i telefoni. Noi c'eravamo i primi computer, quelli con i display verdi. Capito? Display verdi che per fare ciao come stai, ad esempio, ci metteva 4 ore e 65. A livello televisivo non c'era, 5, c'era la titolatrice, capito, che faceva... 4 ore e 65 sono 5 ore e 5, quindi 5 ore e 5. Cioè, quando facevamo, no, adesso tecnicamente, quando facevamo La fine del mondo, che dovevamo cercare dei filmati, noi dovevamo entrare nell'archivio di Terabruzzo regionale e andare a cercare quel nastro che dovevi prendere dalla sopra, una volta identificato, dovevi mettere nell'Umatic, che cioè nastri così da 12 kg. E dovevi andare avanti e dire, con le manopole, dovevi vederti così. Invece oggi chiaramente col file grazie. Noi abbiamo fatto l'artigianato televisione, la televisione, i telefonini quelli grandi così con le borse, con le borse che ti portavi il cellulare, ma ti rendi conto, Zucchero ce l'aveva dentro la macchina, noi, i telefoni prima ci stavano a tracolla, e il telefono di casa conto che attaccato qua con la batterie, tutti con la scogliosi, si camminava un po' tutti così. Perché così. Così il telefono, ma lei come farebbe uno scherzo telefonico a Vincenzo? A Vincenzo? Io in cascetta. È diverso, allora, farlo, non siamo mai fatti scherzi telefonici perché ormai, l'abbiamo inventati noi, ma ci vuole fare. Abbiamo fatto scherzi telefonici a persone, io ce l'ho conservati, ma degli scherzi terribili. Ma non brutti. Per esempio, a uno gli abbiamo fatto su commissione, però poi. Però poi attenzione, l'inventiva... il re degli scherzi, cioè quello proprio l'abbiamo subito noi. Sì. In radio. Sì. Cioè? Un amico nostro, amico fra virgolette. È triste dire. Che era così. Anche. Vabbè, non so se si può dire. No, diciamo. E praticamente. Allora, noi facevamo gli scherzi telefonici e siccome ne erano tanti, arrivavano 150-200 lettere al giorno. Le lettere proprio, quelle delle poste, si era creata un po' quella che è un po' l'abitudine, diciamo, latina, che praticamente siccome noi prendevamo a caso queste lettere per fare gli scherzi, la gente voleva si facessero gli scherzi propri, come si fa ad ungere un meccanismo per far andare avanti il proprio scherzo? Lontura. Si unge. Mettevano dentro la 1.000, 10.000 lire, no, alcuni anche 50.000 lire quando era urgente. Intere magari che Praticamente questo, poi facciamo passare avanti le lettere. A un certo momento le abbiamo, perché si erano accumulati tanti soldi, abbiamo preso, infatti abbiamo ancora il vaglia, abbiamo fatto una donazione alla Croce Rossa italiana, e ci siamo vergognati. 400.000 lire, ci siamo vergognati, ma che facciamo? L'abbiamo fatto alla Croce Rossa italiana nel 1997, 95, 96, non mi ricordo. E uno di questi giorni suonano alla porta, finito il programma alle 15.30, due carabinieri. Erano proprio carabinieri, mandati da... E Marco Valerio Vincenzo Lieri? Ho detto, siamo noi. E allora qui c'è un avviso di garanzia perché voi prendete... Attenzione, era il periodo proprio di Mani Pulite, quindi... Io la prima cosa che ho detto a lui, speriamo che ci metti insieme a stato lato. Il cervello... Sì, no, poi questa cosa è andata avanti, capito? Cioè loro, con tanto di furgoncino dei carabinieri sotto... Quindi era finita, noi avevamo finito la carriera. Signore, il furgoncino sotto alla fine, era il pulmino. Sì, sì, quello 600, 850. 850 sotto scritta carabinieri. Alla fine. Aspetta. Il foglio era piegato. Con la scritta carabinieri, eccetera, eccetera. Quando siamo andati ad aprirlo, c'era scritto. È uno scherzo. Boccapera, uno scherzo, l'abbiamo fregato. Io ho detto. Ma ti rendi conto? Vestiti da carabinieri, abbiamo... ma tu l'avete trovati? Sti vestiti, queste cose? No, siamo carabinieri. Mandate la stazione dei carabinieri. Vabbè. E quindi... Ci hanno fatto uno scherzo a noi e ci hanno fregato in pieno. Adesso noi te l'abbiamo riassunta, ma abbiamo passato dei momenti da piangere. Perché questi non è che sono venuti con la faccia... No, interpretato benissimo. L'hanno interpretata benissimo. Sì, sì, sì. Cioè sono venuti proprio con la faccia scura di quelli che ti vogliono mettere dentro. Quello ha detto prepara il pulmino che stanno per scendere su. Cioè noi eravamo spacciati.
E voi che avete detto? Cioè, io devo un attimo, devo chiamare, non so, mia moglie, mia moglie, i miei figli sotto. Vado a dire la valigia, un avvocato, pigiama. Voi non ho fatto niente, non avete detto. No, ho detto, ma noi abbiamo balbettato, perché avevamo 30 anni, 31 anni. Abbiamo pensato alla Croce Rossa, volevamo farle vedere anche la... Noi siamo stagionati, noi veramente non che poi doveva essere la Guardia di Finanza, però vabbè. No, la cosa lo no, dico a loro. Però quello ci hanno pensato. Cioè, noi ripeto, San Donato, vedevamo sì, San sì, Donato. Sì. L'avete abbracciato? Che avete fatto? No, se te lo ricordi, quando loro hanno detto: non scherzo, cioè il baffa detto al carabinieri. Liberatorio. Detto, no, siamo quelli veri. Ma che stai dicendo? Veri, veramente che ci avevano fatto lo scherzo loro. E quindi noi abbiamo subito fregato noi a voi, cioè una pecca che noi abbiamo è che i carabinieri hanno fregato noi, carabinieri veri. Quindi voi le gag sui carabinieri non le ho mai fatte. No, ma non appartengono a noi. Nel palmarès comunque c'è da mettere questo, perché noi siamo stati gli unici a essere stati fregati da due carabinieri, da una stazione carabinieri. Pagherei per avere quel video. Non c'è, non esiste, non è stato un video. È stata una cosa che abbiamo vissuto noi direttamente, se lo ricordano forse, non so... Vabbè, sono le persone che stavano lì, perché poi i nostri programmi erano sempre affollati di gente. Cioè la sala dove stava lui, dove trasmetteva lui, dietro c'era delle poltrone, cioè, quindi arriva, e quindi 10-15 persone c'erano sempre ad assistere al programma. 10-15, aspetta, quando ce n'era poca di gente. Sì, ma anche 30, per i corridoi. 40, volte. Se fosse accaduto oggi sarebbe diventato virale. Sì, infatti sarebbe. Ma guarda, noi siamo stati, ripeto, fortunati da un lato, sfortunati dall'altro, perché non era il periodo dei social, per cui tutto quello che noi abbiamo fatto, se non fosse stato per il fatto che io ho registrato l'audio, sarebbe andato perduto. Capito? Bene. È stata una bellissima chiacchierata. Io pensavo che... Niente? Pensavi che cosa? Non lo so. No, volevi sapere qualcosa di più. Sono abituato con i personaggi grossi, no? Ci vede come... Ma poi ne ho messo due. Personaggi grossi chi? In due facciamo un personaggio grosso. Certo. Adesso, nonostante Paolo Fox, io vi auguro buon anno. Grazie, grazie anche a voi, anche a te. Vabbè, ma certo. Baciamoci allora, dai. Scusa, ci alziamo perché ci baciamo. Vieni qua. Ah, Pietro, andiamo. Tutto a posto. Auguri. A posto, andiamo. Va bene. E con questo finale movimentato, amici di Storia, noi ci vediamo martedì prossimo, e sarà addirittura l'anno prossimo.